Camerino come centro universitario è sicuramente una città anche più organizzata a livello associativo, molte associazioni hanno partecipato, io non crollo, nei primi momenti per darci un aiuto fattivo ed importante, e quindi siamo riusciti anche a fare attività nei comuni vicini e quindi andare a fare attività soprattutto sempre rivolte come attività ricreative per i giovani nei comuni vicini. E questo è stato sicuramente un'attività importantissima per quello che abbiamo fatto, ma soprattutto per noi, perché l'esperienza che poi siamo portati a casa è quello di essere stati utili in questi momenti di emergenza e poter aver dato il nostro contributo. E questo, secondo me, è una delle cose più importanti dell'associazione, che ha permesso a molti giovani di restare a Camerino e di rimanere in questo territorio, soprattutto nel periodo post-emergenza, e quindi poter rimanere radicati in questo territorio. Ogni territorio è fatto della parte fisica, ma anche della storia e delle persone che ci vivono. E io credo che una delle cose fondamentali in queste situazioni è tener conto di tutti e tre questi fattori per fare in modo che la storia di quel territorio porti non solo alla conoscenza del passato, ma anche alla preparazione del futuro di quel territorio. Elaborare collettivamente quello che ci è successo attraverso la creazione magari di un prodotto che può essere artistico, che può essere giornalistico, che può essere di artigianato, e che quindi possa avere una valenza anche psicologica, ma non solo, una valenza metaforica, quello che viene prodotto e quello che nasce dopo una distruzione.